Portatelo a Roma! Caligola è vivo! I tuoi uomini non sono riusciti a uccidermi! Caligola è immortale! Immortale! Basta con questa mascherata! Roma ha bisogno di un vero imperatore! E non di un pazzo esaltato! Sacrilegio! Il mio sangue ricadrà sulle voci. Devi morire perché Roma possa vivere. E sul sangue di Caligola si alternano in un crudele gioco di ambizioni, violenze e soprusi, imperatori e imperatrici. Questo è il tempo in cui la vita degli uomini non ha nessun valore. Il tempo in cui la corruzione e il tradimento diventano leggi dell'esistenza. E Messalina, con i suoi odi, con le sue passioni, è il simbolo di quest'epoca. Sublicio. È molto che attendo, questo luogo è troppo pericoloso per me. Ebbene, che c'è di nuovo? Claudio. Claudio sarà il nuovo imperatore. Il nostro piano sarà coronato da successo. Hai già parlato con lui? Non è ancora arrivato il momento. Non è prudente rivelare il tuo nome. Ma non temere. Tu sei l'unica nobile romana di cui non ha sospetti. Roma non avrà più una vestale bella come te. Sarai imperatrice e le sorti di Roma saranno nelle nostre mani. Tornerò di nuovo qui tra 6 giorni, alla stessa ora. Gli dei ti concedano un felice regno, Claudio. I soldati e il popolo di Roma ti salutano, imperatore. Il destino di Roma sulle mie spalle. Mi domando se ho agito saggiamente ad assumere un così grave peso. Non conosco altre mani che le tue, degne di guidare le sorti dell'impero. Non mi illudo, i pretoriani mi hanno messo sul trono, ma gli aristocratici tenteranno di rovesciarmi. Non c'era uno solo di loro, e forse a quest'ora già stanno tramando. Il Senato di Roma ti ha acclamato imperatore, e ora difenderai i tuoi diritti. I legionari ti amano. Governare contro gli intrighi è impresa assai ardua. Non preoccuparti di questo, Claudio. Gli aristocratici sono ambiziosi, ma facilmente corruttibili. Sei in ritardo, tribuno. Claudio è già arrivato da un pezzo. Per gli dei. Mi hanno sempre fatto paura gli imperatori troppo puntuali. Scommetto 100 sesterzi sul grosso. 200 sul piccolo. 300 sul grosso. 400 sul piccolo. 500 su di me. Andati? Andati. Andati. Con il tuo permesso, divino Claudio. Forza! Pessimo investimento di denaro, eh?
pagate i debiti, me li sono guadagnati. Tieni. Ah, così va bene. Per gli dei se erano ossi duri. Coraggio, non perdiamo più tempo, Rettina. Amici. Intorno a noi troppi fiori ci attendono. Però secondo me li hai pagati. Con una rappresentante dell'aristocrazia è una saggia politica, Claudio. I nobili dovranno prima o poi abdicare. A uno entreranno a corte. Questi sono i vantaggi. Parlami adesso degli svantaggi. Chi è la donna che dovrò sopportare al mio fianco? Ho pensato a Valeria. Valeria Messalina. Essa appartiene a una delle famiglie più nobili di Roma. Dovrà consacrarsi vestale tra qualche mese. Ma se Claudio chiede la sua mano? Mi hai già parlato una volta di questa giovane vestale. Chi è dunque? È la nipote di Augusto, la donna più bella dell'impero. La nipote di Cesare Augusto. Speriamo che non sia noiosa come il suo illustre antenato. Tu sai che io non saprei darti mai cattivi consigli. State decidendo il destino di Roma. L'imperatore ha deciso di sposare Valeria Messalina. La nipote di Augusto. Se questo è il tuo desiderio, Claudio, che gli dei ti concedano una vita serena ed un lungo regno. Al grande impero di Roma e alle forti braccia che lo difendono. Anch'io ho bisogno di forti braccia che mi difendano. Lasciate sole, posso essere utile? Uno dei due è di troppo e quello sei tu. Ma proprio qui, a due passi dal Tempio di Vesta. Sacrilegio. Ma di un po', non avevi una riunione domani in Senato? Forse un altro uomo che ti impedisce di sposarmi? No, ma non ti farei felice. E tu, Vibidia, non hai niente da dire? Valeria si sente molto onorata della tua richiesta. Tu sei il più potente fra gli aristocratici. Ma il destino di Valeria è votato alla dea Vesta. Come vuoi tu, Valeria. Per il tuo bene mi auguro solo che tu non debba pentirti di questo rifiuto. Le vestali sono figlie degli dèi e solo gli dèi sanno dare la gloria. L'ambizione ti si addice, Valeria. Per te è virtù. Per questo avrei voluto che tu fossi mia moglie. Vieni. Mm.
Chi sei? La dea Vesta non saprà mai darti l'amore. E l'amore è l'unico bene per cui viviamo. Come osi violare i sacri orti di Vesta? Se ti scoprono, ti uccidono. Vattene. Forse ne vale la pena. Come ti chiami? Valeria. Valeria. Sei molto bella, Valeria. Io mi chiamo Lucio Massimo. Sono un soldato e saprei amarti come nessun altro. Vattene. Un soldato deve morire in battaglia e non negli orti di Vesta. Potrò rivederti. Valeria! Al mattino la pineta è deserta. Sarò lì ad attenderti. La clausura delle vestali. Sta a te la scelta. Se volessi disporre diversamente della mia vita, faresti la tua infelicità. Resta qui in questo tempio, Valeria. Qui non arrivano le voci crudeli del mondo, le passioni ambiziose degli uomini. No, Vipidia, non posso rinunciare a vivere e non posso rinunciare ad amare. La gloria che non avrò dagli dèi, l'avrò dagli uomini. Ho già deciso che gli dèi ti proteggano. Valeria! Ma è la terza mattina che mi sveglio all'alba per andare in pineta e ci sono soltanto le rondini a tenermi compagnia. Credevi veramente che sarei venuta? Dimentichi che sono una vestale. Beh, anche Rea Silvia era una vestale, no? Perché sei tornata? Perché ti amo, Valeria. È stato come un gioco l'altra sera. Poi mi sono accorto che è un gioco che fa soffrire. Va via. Domattina non ti farò aspettare. Ho vissuto queste ore. Sperando solo di rivederti. Forte. Sei audace a sfidare la morte per una vestale. Tutta la vita ho sognato un uomo che mi amasse sinceramente, qualunque donna io fossi. Era tanto diverso da me quell'uomo. No, eri tu. I sogni siamo. I didn't know you. I'd say you were worried about what's waiting for you in Armenia. Yes, I am. War can be rather unpleasant. Oh, Maximus, you're worried about what you're leaving behind in Rome. Come si chiama? La conosco? No, forse la conosco poco anch'io. Su, non essere così scuro in volto.
Fa come me che non ci penso. Eppure lascio la famiglia a Roma, moglie e due figli. E sei così allegro? Certo, vado a trovare la mia famiglia in Armenia. Ma tu quante famiglie hai? Una in ogni paese dove vado. Lucio, siamo venuti a prenderti. Gli amici vogliono festeggiare la tua partenza. No, non posso. Di solito quando rifiuti l'invito di un amico è perché sei impegnato con una donna. Il guaio è che le donne laggiù non hanno le virtù delle nostre. Non è quello che pensi, Jetta. Ai, allora è grave. Forse è grave davvero. Temo che non basteranno né la campagna d'Armenia né 100 altre per dimenticarla. Roma non ha altri soldati da mandare in Armenia? Sembra di no. E tu vuoi accettare così, senza ribellarti? Un soldato può solo obbedire agli ordini dell'imperatore. Mi aspetterai. Ho trascorso con te i giorni più belli della mia vita. Come potrei dimenticarti? Conterò i giorni, conterò le ore. Ogni sera guarderemo lo stesso cielo. Divino Claudio, questa è la sposa che hai scelto. Nulla hanno potuto gli dèi contro la tua volontà. Il suo posto è al mio fianco. Così forse il fato aveva scritto. Da oggi dividerai con me gli onori e il peso dell'impero. E poi i posteri giudicheranno se siamo stati o no degni di tanta potenza. I posteri non sanno mai, si ricordano solo gli uomini illustri. E li mettono nell'Olimpo, con Cesare. La serenità del giudizio è la prerogativa del mondo che verrà. Giulio Cesare non è stato ancora giudicato. Ha buon gusto l'imperatore. Giovane e bella se l'è presa la moglie. Un po' troppo giovane per lui, però un'abile mossa politica. Avete visto, non c'era un aristocratico. E cosa venivano a fare, a celebrare la loro sconfitta? Andate. Il desiderio è stato esaudito, divina Messalina. Lucio Massimo è già in viaggio per l'Armenia, dove si coprirà certamente di nuova gloria. E dove dimenticherà Valeria. Ma quando tornerà, troverà Messalina. Ti ho fatto imperatrice per la tua bellezza e per il nostro amore. Adesso governeremo Roma, malgrado Claudio e i suoi giullari. Claudio attende il dono della prima notte, ma per te, io sono l'imperatore. Fermati! Ascoltami bene. Io ti conosco. Ricordatelo, giocare con me può essere pericoloso. Sei tanto sicuro di conoscermi? Non potevo fare scelta migliore. Tu possiedi tutte le qualità che ho sempre sognato. Tu l'imperatore o io l'imperatrice? Ora basta! Non osare più sfidarmi, Messalina. Io sono il tuo imperatore. Ricordalo bene. Non lo dimenticherò. Vieni, beviamo al nostro amore e al nostro potere.
Noi faremo la storia, perché la storia viene fatta da uomini coraggiosi. È il migliore vino dell'impero. Chiama Lusio Getta. Ma lo dirai a Claudio soltanto domani, perché stanotte è la nostra notte di nozze. Senti, senti la plebaglia, come schiamazza e fa festa e si diverte. Il nuovo Cesare è stato prodigo di sesterzi per festeggiare la giovane sposa. E poi un'imperatrice bella piace ai poveri. Li soddisfa come un piatto di ceci. Bestie. Non sono che bestie che inneggiano alla loro rovina. Valeria Messalina ha tradito la causa dei nobili di tutta Roma. Ascolta, Marcello. La causa alla quale ci siamo dedicati ha bisogno del tuo braccio. Bisogna agire prima che il popolo proclami il trionfo dell'imperatrice. Ti hanno ordinato di assassinarmi, vero? Cosa stai aspettando? Lo so cosa pensi. Che è una pazzia uccidermi. A che serve l'odio quando c'è l'amore? Thank you.
molti i pericoli a Roma. Tu sei giovane e inesperta. Non vorrei che ti facessi illusioni sulla tua nuova condizione. Dovresti avere un alleato ed un amico potente a corte. Quell'uomo voleva uccidermi. Ma io ho saputo difendermi da sola. Alla moglie di Claudio non occorrono né amici né alleati, ricordalo. Quante volte hai rivoltato quella clessidra, Caio Silio? Sii paziente. Marcello è bravo, forte e coraggioso. Ma le stanze di Claudio sono ben guardate. È qui! Messalina, è qui! Gli aristocratici romani hanno forse paura di una giovane donna indifesa? No, nessuno di noi ha paura. Siamo preoccupati solo per Roma. State tranquilli, Roma è in buone mani. Nelle mie. Nessuno di voi è venuto a rendere omaggio a Messalina. Ma Messalina sa come trattare gli amici. E così sono venuta a trovarvi. E a portarvi un regalo. Marcello! Quanti anni hai? 7. Brava, come ti chiami? Messalina. Per gli dèi, dal momento in cui ho messo piede a Roma non sento che parlare di Messalina. Non è mai stato distribuito tanto grano come in questi tempi. E devi vedere che spettacoli al circo. Non la cerco qui. Conosci la legge. Nessuno più potrà vederla. Vai, Lucio Massimo. Dimentica Valeria. Vieni, Messalina. Non ti vedo sorridere, tribuno. Mi avevi promesso che saresti stato felice a Roma. Non posso credere che si sia rinchiusa nel tempio di Vesta. Smettila di pensare sempre a lei. Andiamo, sorridi, Lucio. Ci sono mille modi e tutti divertenti per dimenticare la tua Valeria. Donne come Valeria non si dimenticano mai. Su, su, andiamo. L'imperatrice vivrà 100 anni se queste invocazioni sono sincere. Sincere come questo vino, hanno sfilato 100 volti, 10 al foro, 20 al circo, io corro per vedere se sono tutte della stessa qualità. Il mio asino! Anche voi siete un dono di Messalina? No. Peccato. Messalina ha fatto distribuire un bue per ogni strada. E quando finiranno i buoi? Arrostiremo gli aristocratici. Bianchi larghi e gambelusi. Mi ha rovinato lo stomaco. Oh, guarda, a proposito di donne. Hai detto donne? Vino romano. Anch'io. Venite con noi, il nostro vino è migliore. Sansone con i capelli ha perso anche l'energia. Il vino degli altri paesi mi ha rovinato lo stomaco. Ma non i muscoli. Fermo, sta fermo, sono calmo. Alla salute di Messalina. Sembra che tutta Roma sia impazzita per Messalina. Tante storie per una donna. Chi ha parlato male di Messalina? Lui. Guarda!
c'è male, eh? Ehi, tu! Vieni con noi! Beviamo, beviamo! Per mio padre Giove, mi fai venire voglia di là! Anche gli sciti vengono a Roma. È vero che in Armenia le donne vanno in giro nude? Ah, non lo so, è lui che conosce le usanze delle donne di tutto il mondo. Da questo punto di vista l'Armenia è molto più progredita di Roma. O c'è festa o c'è guerra. Le donne e il vino sono la migliore medicina contro tutti i mali. Il mio scudo deve brillare più dei raggi del sole quando il cielo è terso. Voglio che in caso di bisogno, nel pieno della battaglia, esso abbagli. Da vista ai nemici. Ma ora, ora consoliamo questa mia povera spada. Voglio che non si lamenti, né soffra troppo se rimane troppo tempo ozioso al mio fianco. Poveretta! Muore dalla voglia di fare salsicce dei suoi nemici. Ortotrago! Ortotrago! Eccomi qua! Ortotrago! Eccomi qua! Al fianco di un eroe forte e fortunato e dall'aspetto regale. Quell'elefante, per esempio, là. No, là. In India. Per polluce Pirgo Polinice, come hai fatto a spezzargli il braccio con un pugno? Non ho voglia di parlare in questo momento di queste cose. Ma in Armenia, ti ricordi? 810 in Estorchiai e Neruppi, 980 in Scitolatronia, 40 in Cilicia, 80 Macedoni. Artrotrogo, quanto fai tornare? 7000. Largo, fate largo, servizio dell'imperatrice. Togliti di mezzo, legionario. Lucio Massimo, per tutti gli dèi, i tuoi amici ti stanno cercando dal giorno del tuo ritorno per festeggiarti. Ma tu sei sparito, è chiaro. Il grande generale, l'eroe vittorioso, rifugge ormai dalla compagnia dei semplici mortali. Sono felice di vederti. Anch'io. La gloria dei tuoi trionfi si è sparso ovunque. Ho avuto fortuna. Pretoriano, un cavallo per il tribuno, presto. Come with me, we'll enjoy ourselves. We'll celebrate your return in the manner it deserves. Monsters! Monsters! Aspetta! Lasciate stare la mia roba! No! No! Finirlo! Aiuto! Mi vogliono ammazzare! Aiuto, aiuto! Mi vogliono ammazzare! Assassini! 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 Maledetto! Lasciatemi! Fermami! Vogliono ferma! Vogliono ma chi ti vuole uccidere? Stai aiuto! Ferma! Nessuno vuol farti del male! Ma chi? Lasciate questa ragazza! Fermi! Lasciate stare questa gente! E voi rientrate tutti nelle vostre capanne! Non allontanatevi! I soldati non oseranno farvi del male se non mostrerete paura! Non c'è nessuna legge che ti obblighi a lasciare questa terra! Rientrate tutti! You've been subjected to this treatment for too long now. The law is on your side, and in Rome the law is sovereign. Not even the emperor can break it. Aulus Celsus, what are you doing here and at this hour? I have chosen the hour and the place best adapted for opening the people's eyes. Ancora un sopruso in nome di Messalina. Ecco, se ne approfittano perché siamo più deboli. Continuate con lo sgombero! Tu stai abusando della nostra amicizia.
Nessun uomo sarebbe ancora in vita se avesse osato parlarmi così. Queste terre vengono confiscate per venderle domani a Publio Vitellio, che le pagherà 300.000 sesterzi alla cassa privata di Messalina. Dove credi che prenda il denaro la tua imperatrice per restare nelle grazie della plebe? Sta attento, Madan. Non ti permetto di parlare così. Ancora una parola, Celso, e dovrò farti arrestare. Paolo Celso, Geta! Ma non è possibile. È come due vecchi amici che parlano fra di loro in questo modo. Non posso sopportare di vedere un amico cieco di fronte alle mostruosità di Messalina. Tutta Roma clama l'imperatrice. Non tutta Roma, ma solo una parte della plebe che non sa quale duro prezzo dovrà pagare per quella manciata di grano che Messalina elargisce con tanta messa in scena. Tu non la conosci. Ma conosco Geta. I diritti dell'impero non possono fermarsi davanti a una piccola comunità di miserabili. Parlerò all'imperatore, dovrà ascoltarmi. Voglio che torniate amici come lo eravamo tutte e tre una volta. Vero, Geta? È difficile, Massimo, che una pianta secca possa rifiorire. L'amicizia fra me e Celso è finita per sempre. Io ho l'esperienza del soldato. Se sono troppi che si lamentano vuol dire che qualcosa non va. Se invece sono pochi li puoi punire senza rimorso. I malcontenti hanno quasi sempre torto. Hai detto quasi sempre. Ma questa volta non sono pochi quelli che si lamentano di questa Roma troppo felice. Allora, cosa avete deciso? Torniamo a casa o dobbiamo andarcene? E tu chi sei? Una di quelle per cui state litigando. E vorrei dire la mia opinione. Vabbè, allora sentiamo. Se mi guardi così non riesco più a parlare. Ma tu le guardi sempre così, le donne? Ma perché? Tu saresti una donna per caso? Andiamo, Celso, torna a Roma. E allora, che succederà di noi? Non preoccuparti. Rimarrete nel vostro villaggio. Che hanno detto? Calma, calma, cosa adesso vi raccontiamo. Possiamo restare. Non ci mandano più via. Vinicio! Vinicio! Dammi la corazza, padrone. Fa caldo. Ma che hai da balbettare? E chi balbetta? Io la parola sciolta, io padrone. O hai rotto qualcosa o mi hai derubato più del solito. Oh, padrone, come puoi dire una cosa? Sì, sì, sì. Perché? Sì, sì. Sarebbe la prima volta? Sì, simile. Valeria, non mi hai dimenticato. Lucio. Come hai saputo che ero tornato? Lipidia mi ha detto che mi cercavi nel tempio. Così sono venuta subito. Credevo d'averti perduta. Amaresti ancora se sapessi che la vestale di allora non esiste più? Ti amerei sempre. Mi amaresti qualunque cosa fosse avvenuta in questi anni? I tuoi baci cancellano il passato e qualunque cosa. Allora baciami. Baciami e amami. Salve, Lucio. Allora, chi hai scelto, me o Aulo Celso? Vorrei soltanto sapere perché un uomo onesto come Celso e un uomo onesto come te non possono andare d'accordo. Annunciami all'imperatore. Chiederò all'imperatrice di ascoltarti. Non posso lamentarmi con lei di un atto commesso in suo nome. Non conosci Messalina. Vieni con me. Il profumo, Flavia. Divina, ti annuncio il tribuno Lucio Massimo. Il tribuno è benvenuto. Puoi andare, Lucio Getta.
Ai tuoi ordini, divina. Avvicinati. You. Messalina. Sì. Aspetta. Come back. Non è la moglie di Claudio che te lo comanda, ma Valeria che te lo chiede. Tu, Valeria. Non è possibile. In questi anni ho continuato ad amare una donna che non esisteva più. Per te sarò sempre Valeria. Sapessi quanto attesi il tuo ritorno. Tra le braccia di Claudio. Perché mi accusi? Sai che non avevo scelta. Tu eri lontano, ho dovuto obbedire. Non posso perderti. Che cosa volevi chiedere all'imperatrice? È per la confisca di quelle terre? Sì. I pretoriani stanno uccidendo in tuo nome. Vogliono bruciare e distruggere un villaggio abitato da poveri plebei. Il tuo amico Lusio Geta è un uomo onesto, ma è un soldato che non conosce la dolcezza. C'è gente onesta che ti odia. So di chi parli, però Aulo Celso non è il solo. Caio Silio è contro di me. Gli aristocratici e il Senato sono contro di me. Mi accusano perché voglio aiutare il popolo. Ho fatto confiscare quelle terre perché voglio siano date ai veterani delle guerre di Armenia. Voglio donarle ai tuoi soldati. Per questo devi starmi vicino. Tu che ami Valeria. Chi sei? Di il tuo nome. Non c'è bisogno del pugnale per ricevermi, sono Silio. Scusami se mi sono introdotto così nella tua casa, ma Roma è piena di spie. Nessuno si sente più sicuro, nemmeno nel proprio letto. Che cosa succede? Devo darti una brutta notizia. Aulo Celso, tu speravi di avere al tuo fianco Lucio Massimo nella lotta contro Messalina. Io debbo disilluderti. Lucio Massimo è stato nominato console dall'imperatrice. Com'è possibile? Un uomo come lui. Geta. Geta lo avrà convinto. No, non Geta. Messalina. È lei che riesce a convincere tutti. Sembra che ogni uomo abbia paura di lei. Il suo fascino li travolge e li corrompe. Quando un uomo come Lucio Massimo si perde nella lussuria di una donna come Messalina, allora arrivi persino a dubitare di te stesso e delle cose in cui fino a ieri hai creduto. La tua onestà e la tua lealtà non servono contro Messalina. Bisogna usare la forza, non c'è altra soluzione. Queste sono le mie armi. I miei discorsi, le mie relazioni. Non ho mai creduto che la giustizia potesse nascere dalla violenza. Quando ti taglieranno la gola sulle scale egemonie, la tua giustizia non ti salverà. No,
ma la violenza mai. Resterò al vostro fianco, ma mio campo d'azione saranno il Senato e la Tribuna. Addio, Celso. Purtroppo tu sei un uomo onesto. Tutto quel che farai o dirai sarà bene per Roma. Ma stai molto attento a Messalina, se vuoi vedere il giorno della libertà. Se osservate gli avvenimenti passati, guarda Ario, che parlo anche per te, paragonandoli a quelli di oggi, avrete la certezza che qualunque cosa accada nel mondo, nulla può mutare gli eventi nel grande quadro della storia. Che ti succede, console? Le chiacchiere di Claudio ti annoiano? No, sono preoccupato per l'imperatrice. L'imperatrice? Ma c'è un imperatore che si occupa del governo, una pletora di dignitari e il fedele Narciso per l'amministrazione. L'imperatrice è una donna, pensa alla donna, non lasciarla sola ad annoiarsi con le fantasticherie storiche del vecchio. Claudio è un ottimo imperatore, ma ha un pessimo marito. Vai, vai. Rome is destined to triumph. It is because history has made that decision. I know that my lectures are boring, but you are all paid to listen to them, so try to pretend at least a minimum of attention instead of being bewitched by the sensuous movements of a dancer. Ti sento così lontano stasera. Puoi dubitare del mio amore? Nostro potere. Bruciate tutto! Distruggete queste baracche! Presto! Bruciate tutto! Paolo Celso, è il cielo che ti manda. Lucio Massimo! Ho insultato chi mi ha detto che avevi rinnegato Roma. Perdonami Silvia, non potevo credere alle tue parole. Che vuoi tu qui? Non è tempo per i discorsi oggi. Non voglio fare discorsi, ma guarda questi uomini. Non credono nei nostri dei, nei quali ormai né tu né io crediamo, ma in un Dio di giustizia e di perdono. E forse per questo che li vuoi cacciare dalla loro terra. In nome di che cosa, Lucio Massimo? Puoi macchiarti di questa mostruosa infamia? In nome di una prostituta che il delitto ha eletto imperatrice? Non abusare della nostra amicizia. Che disastro! Guarda i risultati della vostra opera. L'imperatrice può essere fiera di voi. Bada, Celso! Nessuna minaccia potrà più fermarvi. Ho in mano le prove per accusare Messalina in Senato. Tutta Roma ascolterà la mia voce, la sua abilità di potenza e di denaro. Ti farò tacere per sempre! Non ucciderlo, non si può fare del male a un amico. Dio non ama la violenza, non fare una cosa di cui poi potresti pentirti per tutta la vita. Ringraziala, lei ti ha salvato. Messalina, ma perché nascono certe donne? Sono frutti di un'epoca. In un tempo in cui la vita degli uomini non ha nessun valore, imperano le messaline. Domani il Senato dovrà decidere se Roma deve vivere o segnare l'inizio della fine.
Sei serio? A cosa stai pensando? A quello che è accaduto stamattina. Comunque so che mi hai difeso. Aulo Celso ti odia. È sempre dalla parte della plebe. Cerca di crearsi una popolarità a buon mercato. Non credi? Non è solo il popolino che vuole impressionare. Ti accuserà davanti al Senato. Dice che ha le prove dei tuoi soprusi. Non ho paura di lui. La verità non teme le bugie di Aulo Celso. È giovane e per di più senatore. Non è più il tempo in cui il Senato poteva governare. La Repubblica è morta perché Giulio Cesare l'ha uccisa e tutti i repubblicani sono stati sterminati a Filippi. Ma perché parliamo di questo ora? Puoi entrare, ma sei impazzito. Vuoi farmi frustare? Sei ferma, aio! Si può sapere che cosa sta succedendo qui? Padrone, aiuto! Ecco, per colpa tua adesso mi farà frustare. Smettila di fare tanto rumore e aiutami piuttosto. Tieni questo e sta attento a non romperlo. Mi raccomando. Salve! Mi vuoi spiegare che cosa fa in casa mia? Padrone, io non volevo... Sta zitto, ma... tu zitto. So spiegarmi da sola. Allora, sto aspettando una risposta. Mi hai cacciata dal mio villaggio, hai bruciato la mia casa e ora sono venuta a stare da te. Non ho nessun altro posto dove andare. Ma sei impazzita? Sei impazzita? No, mi piace la tua casa. Credo che ci starò bene. Senti, cara mia, se questo è uno scherzo è durato troppo. Se invece è Aulo Celso che ti manda, io... No, Aulo Celso non mi sa niente. Era così addolorato per quello che è successo fra voi l'altro giorno. È un bravo uomo, sai, e ti vuole molto bene. Anch'io gli voglio bene. Ma questo che c'entra? È di te che stiamo parlando. Oh. Per me non ti preoccupare. Mi sistemerò alla meglio senza darti disturbo. Baderò alle tue cose e aiuterò questa povera vecchia a mandare avanti la casa. Ci sono delle erbacce? Lo terrò d'occhio. Ho il sospetto che ogni tanto ti derubi. Io, padrone, te lo giuro su tutti i... Non giurare che è peccato. Vabbè, che tanto il tuo giuramento non vale. Dimmi tu che cosa ho fatto perché mi capitasse una simile disgrazia sul capo. Mi hai bruciato la casa. Ma tu, guarda... Dove vai ora? Sono caduto. Indietro, 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 fate lato. Non spingete. State tranquilli. Calma, calma, indietro. Non spingete, indietro. Tagliato la gola. Qualcuno deve averlo affrontato a viso aperto. Può essere un suicidio. Il senatore Aulo Celso si è suicidato. Sei suicidato? Indietro, state indietro! Silenzio, silenzio! Indietro, indietro! Aspetta, aspetta, andiamo! Il senatore Celso si è suicidato! L'avete ammazzato voi! Era l'unico onesto! Dio vi punirà! Fermi, indietro! Ti prepari a festeggiare la morte di Aulo Celso? Andate. Sei pazzo. Ora non più. Ero pazzo prima. Pazzo a crederti. Pazzo a far tacere la mia coscienza. Tu hai fatto uccidere Aulo Celso. Ora so perché eri così tranquilla quando ti mettevo in guardia contro di lui.
Non ti ho fatto salire così in alto per insultarmi. Al contrario, volevo che tu mi difendessi. Ho molti nemici qui a Roma, e specialmente a Palazzo. Chi ha ucciso Celso? Guardami negli occhi. Mi crederesti se ti dicessi che si è tolto la vita? Celso doveva parlare in Senato contro di te. C'è qualcun altro che lo ha visto. Qualcuno che tu rispetti. Lusio Geta. Era suo amico ed è amico tuo. Chiedi a lui come è morto Aulo Celso. No. Tornerai quando avrai parlato con Geta. Ho avuto paura. Temevo che Messalina ti avesse fatto imprigionare. Perché doveva farlo? Ti ho visto uscire e c'erano odio e vendetta sul tuo viso. Aulo Celso si è suicidato. Messalina non c'entra. Non c'entra. Quando sei andata a palazzo, ho avuto paura per quello che poteva succederti e ho pregato Dio perché ti aiutasse a comportarti da uomo giusto e misericordioso, perché temevo la tua collera e invece tu... Sta zitta, non puoi capire. Oh, sì, capisco anche troppo bene. La tua indignazione si è spenta tra le braccia dell'imperatrice. Lei ti ha sorriso e tu le sei caduto ai piedi. Sta zitta! Hai profanato in un abbraccio la memoria di Aulo Celso con la tua vigliaccheria e rinnegato... Sta zitta! Ti ho fatto male. Perdonami. Sei tu che devi perdonarmi. Parlo troppo io. E dico cose che non dovrei neanche pensare. Ora va a dormire. Voglio restare solo. Mi hai fatto chiamare? Spero di non averti svegliato. Chi teme la vendetta dei morti non dorme. Ti credevo un uomo coraggioso. Guarda le mie mani. Mi bruciano come se le tenessi sopra le fiamme. È il sangue di un amico. Sono preziose per la mia vita. Tu e io siamo legati allo stesso sangue, allo stesso segreto. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Se Lucio Massimo ti chiede come Aulo Celso è morto, giuragli che si è tolto la vita. E se non mi credesse? Ti crederà. Ha fiducia. E deve averla anche in me. Messalina, tu sai che io ti ho sempre amato. Ho sempre obbedito al tuo volere. Ti prego, fermati ora finché sei ancora in tempo. Ma perché dovrei fermarmi ora che ho Roma in pugno? Ora che una nuova vita comincia per noi. Piano, lascia. Ecco, così, avanti. Là faremmo una magnifica scalinata. Qua verrà una grande piscina.
e laggiù pianteremo il bosco. La cava di pietra è vicina. Avrai una villa da satrapo e ti costerà pochissimo. Se solo il terreno non mi fosse costato 100 volte il suo valore. L'imperatrice sa farsi pagare. Oh, chi ha nominato Messalina? Ecco dove sono andate a finire le terre che dovevano assegnare a noi veterani. E tu ci hai creduto? Massimo ci ha detto che le terre sarebbero state nostre. Sono tutti di una pasta e Lucio Massimo più di tutti. E tu non dici niente, Bibuleno? Va, smettetela. Lucio Massimo ha abbandonato anche te, vero? Tu impicciati dai fatti tuoi. Che stupidi gli animali. Guarda quel piccione. Invece di volare libero per il cielo, preferisce starsene prigioniere in una casa pur di avere il grano assicurato. Scusa, non hai altro da fare che innaffiarmi come un'aiuola. Quante storie per 4 gocce d'acqua. Cosa le metti a fare le fontane se hai paura di bagnarti? Geta, sono felice di vederti. Cos'hai? Ti senti male? No, no, non è nulla. Devo parlare con te, Lucio Massimo. Io ho fatto uccidere Aulo Celso. Cosa dici? Lasciami parlare. Violenze e soprusi sono stati commessi finora sotto il mio comando. Mi sono messo contro tutti sempre, rinnegando ogni principio. Messalina m'ha stordito con la sua bellezza, ha distrutto il mio onore con la sua lussuria. Geta, cerca di calmarti. Non preoccuparti per me. Voglio solo il tuo perdono. Il veleno che ho preso sta già bruciando la mia vita. Ascoltami. Messalina voleva che ti convincessi che Aulo Celso si era suicidato. Perdonami, Lucio. E quando parleranno male di Geta, almeno una persona saprà che ho capito d'avere sbagliato. Gli dei sono stati generosi permettendomi di parlarti. I implore you, my lord tribune. Messalina doesn't want to see anyone. She'll punish me. I have brought her a prisoner. Please, please. It's at the palace entrance. I implore she can't you. Refuse. You mustn't go she in. She must see it. Please, please. What? Let him go. Forgive me, Lucius Maximus, if I was obliged to borrow from our mutual enemy such an uncivil system. So perché sei venuto a palazzo. E so anche che cosa hai portato in dono a Messalina. Anch'io avevo stima e rispetto per Lucio Geta. Deve vedere l'uomo che ha spinto al suicidio. Probabilmente non usciresti più vivo di qui dopo aver parlato con Messalina. Le tue mani sono pulite, Lucio Massimo. Sei un bravo soldato. E Roma adesso ha più che mai bisogno di te. Your legionaries are scattered. Gather them together and see that they are held in readiness. Ora vai, Lucio Massimo. Non esitare. Tu sai che ciò che ti chiedo è soltanto per il bene di Claudio e dell'impero. Parlerò io a Messalina, non temere. Perdonami, augusta signora, se ho osato disturbarti. Ma lo spettacolo che devo mostrarti merita alcuni istanti del tuo prezioso tempo. Non apprezzo mai l'ironia. Dimmi di che si tratta. Augusta signora, gli eventi spesso si ripetono. Gli eventi si ripetono. Anche se talvolta con insegnamenti diversi. Ti ricordi? Una mattina, tanto tempo fa, mi mandasti a chiamare per mostrarmi un cadavere. Era il segno che Messalina era nata.
Adesso il corpo di Lucio Geta, che per colpa tua si è tolto la vita, potrebbe significare che il tuo regno, augusta signora, è prossimo alla fine. Come osi? Ti farò pentire per questo. No, Messalina, ormai non puoi più farlo. Sai chi ha portato questo cadavere fin qui? Lucio Massimo. Non è vero. Io non ti credo. Sì, lui. Mi ha incaricato di dirti che questo è il regalo che meglio ti si addice. Ha detto che donne come te, Messalina, non hanno il diritto all'amore e alla vita e che soltanto nell'odio e nel disprezzo potrai trascorrere ormai il resto dei tuoi giorni. Ogni ricordo di te lo getta nella vergogna. Rimpiange solamente di non essere caduto da soldato nella battaglia. Hai parlato abbastanza, Narciso. Conoscerai la mia vendetta e quella di Claudio. Non puoi lasciarmi ingiuriare in questo modo. Cosa vorresti, far uccidere Narciso? Sì. E credi che così tutto sarebbe risolto? Ma devi fare qualcosa, devi difenderti, capisci? Non c'è che una via d'uscita. Ma dovrei essere sicuro di averti sempre al mio fianco. Cosa vuoi che faccia? Abbandonare tutto. Lasciarmi alle spalle delitti, cospirazioni, tradimenti. Vuoi rinunciare al trono e all'impero? Ma che cos'è il potere, Messalina? Puoi tu stringere nel pugno l'acqua o l'aria che respiri? È qualche cosa che continuamente insegui e che sempre ti sfugge. Ma non puoi arrenderti così. Adesso con la morte di Geta i pretoriani si sbanderanno. Sarà facile per gli aristocratici corromperli. Devi fare qualcosa. Dovrei avere la forza di abbandonare tutto. Tornare a godere dello spettacolo del sole che sorge dietro un colle o di un fiore che sboccia. C'è a Capri la villa lasciatami da Tiberio. Forse lì troveremo conforto ai tormenti dell'animo. Ascoltami, Messalina, perché non vuoi seguirmi? Sei pazzo, Claudio. Ma io non ti seguirò nella tua follia. Silio. Tu, Messalina? Sì, sono io. Non stai sognando. E cosa porta con sé questa volta la moglie di Cesare? Quale altro dono? Questa volta il mio dono è Roma. Uniti otterremo l'appoggio di tutte le classi. E Claudio? A Capri o in campagna? No, Messalina. Gli esiliati sono pericolosi. Possono riaccendere nostalgie, far nascere rimpianti, autorizzare speranze di restaurazione. Allora, cosa vuoi fare di lui? I morti sono meno pericolosi. Se Claudio fosse ucciso, il popolo potrebbe insorgere. È ciò che dovrà accadere. La sua morte diventerà il simbolo della nostra ribellione. Noi compiamo un'opera di giustizia. Non congiuriamo per conquistare il mondo. È troppo pericoloso. Aspetta. Ci deve essere un'altra soluzione. Claudio deve morire. Soltanto allora unirò le mie forze alle tue. Quando avrai deciso, fa accendere il grande braciere nel giardino del palazzo. Questo sarà il segnale che attendo. E finalmente potremo marciare insieme, come io ho sempre desiderato. Senza di me non saprebbe più come fare. Beh, per quanto riguarda la sua casa, ben inteso. Non ha mai avuto le sue cose tanto in ordine, le armi così lucide e i servi hanno smesso di derubarlo. Sai, sono contenta che il padrone ti abbia fatto chiamare, Vibuleno. Spesso non riesco a capirlo. Tu invece lo conosci da tanti anni e con te il padrone... Si può sapere perché continui a chiamarlo padrone? Non sei la sua schiava. Guarda, gli uomini si dividono in padroni e mariti. E temo che Lucio Massimo per me continuerà a restare soltanto padrone. E perché? Sei un po' noiosa, ma tutto considerato non sei poi tanto male. Grazie. Ma hai mai visto Messalina? Quella sì che è una donna. A parte il fatto che io non mi cambierei con lei per tutto l'oro del mondo. Dimentica, Messalina. È stata una brutta storia e ormai è tutto finito. E poi sta a te fargliela dimenticare. Fermo, non si può passare. Non si può passare. Ma questa è casa mia. Questa è la casa del console Lucio Massimo. Beh, è lo stesso. Gli è successo qualcosa, forse. Niente per il momento. E ferma. Non fare sciocchezze.
Visita ufficiale, si è portata anche la scorta. Messalina, me l'immaginavo. Figurati se lo lasciavi in pace. Va a finire che quell'ingenuo ci ricasca un'altra volta. Speriamo di no. Lucio, ti prego, torna con me. Ti scongiuro, non lasciarmi sola adesso. Lucio, tu sei l'unica persona che mi può aiutare in questo momento. Non è possibile. Non è più possibile. Ti ho amato, è vero. Ma è una colpa che spero mi verrà perdonata. Non posso avere pietà. Non ti basta che io venga qui a strisciare i tuoi piedi come l'ultima donna della Suburra? Non sei molto diversa da loro. Ricordati, sono sempre la moglie di Claudio. E allora fammi uccidere. Arrestarlo? Ucciderlo no, torniamo a palazzo. Ma io credo. Ma che cosa vuoi ancora da Lucio Massimo? Non ti basta di aver rovinato la sua vita? Come osi parlarmi così? Chi sei? Cosa sei per lui? Non lo so ancora, ma so che gli voglio bene come non ho mai voluto bene a nessuno. Guarda, darei la vita per lui. Ti darò la possibilità di soddisfare il tuo desiderio prima di quanto tu creda. Arrestate questa sciocca. Aiuto! Lasciatemi! Lasciatemi! No! Cosa aspettate? Presto, seguiteli! Per il momento siamo in salvo. Ah, che bella galoppata! Non l'avevo mai fatta una galoppata così nella mia vita. Non riesci a dimenticarla, vero? Certo, è molto bella. Non è come me. Ma chissà quanto cinabro di tiro e quante tinture d'oriente aiutano la sua bella faccia. Io invece, anche se mi butti in una fontana, resto sempre la stessa. Ah, certo, Silvia, tu hai molto più di lei. Sì, ma intanto si è presa il tuo amore. Ti sembra niente? Per una donna innamorata è tutto. Silvia, ma cosa stai dicendo? Non amo più Messalina. Tu sei una bambina sincera, capricciosa e qualche volta noiosa, ma soprattutto una bambina. Oh, Massimo, mi sono stancata di sentirmi chiamare bambina. Ho 17 anni. E mi sono innamorata di te. La vita non è così semplice. Non si risolve tutto con due parole, con i tuoi teneri sentimenti di adolescente. Sì, invece, deve risolversi così, perché così è giusto. Ascoltami un momento solo. La mia gente parte per il Circeo. Lì ci imbarcheremo e andremo lontano da questa città corrotta. Tu verrai con noi, staremo sempre insieme e saremo felici, felici, felici. No, Silvia, non mi posso muovere da Roma. Ancora intrighi, forse ancora vendetta, sangue. Come faccio a sposare un uomo che pensa solo ad uccidere? Ma chi ha parlato di sposare? Io. Ma che cosa ti credi? Che mi innamori di un uomo senza pensare al matrimonio? Ma sono sfortunata, ecco quello che sono. E tu sei un soldato. Bisogna sempre diffidare dei soldati, diceva mio nonno. E aveva ragione. Diffida dei soldati, diffida di me, diffida di chi vuole uccidere. Aspettami qui. Glauco! Marzio, è arrivato Lucio Massimo! Lucio Massimo! Non ti aspettavo per oggi, ma sono gli dèi che ti mandano. Stefano ha portato le armi e vuole parlarti subito per i cavalli. E chi è questa incantevole ninfa? Una mia cugina cristiana. Questa l'affido a te. Portala dalla sua gente. Bene. Tu vieni con me, bisogna avvertire anche gli altri di tenersi pronti. Gli eventi possono precipitare da un giorno all'altro. Voglio restare con te. Potrei aiutarti. No, bambina, tu stai qua. Giorni difficili ci attendono, capito? Porta questa Valeria Messalina. Durante la mia assenza, Roma è affidata alle vostre mani.
vigilate perché lo Stato e la vita dei cittadini siano rispettati. Non conosceremo tregua, Claudio, ma Roma aspetterà con ansia il tuo ritorno. Vai da Messalina, Narciso. Parlale, fatti perdonare e cerca di convincerla ad abbandonare tutto. Forse potremo ancora essere felici assieme. Parte, augusta signora. Va ad Acilia con poca scorta a visitare i lavori dell'acquedotto. Sei pronto? Con i pretoriani più fidati sorprenderò il corteo alle cascate. Prima del tramonto sarà tutto finito. Ecco, i tuoi uomini combatteranno meglio così. Per me non ci sarebbe ricompensa migliore che guadagnare i tuoi favori. Avrai anche questo, Fonteio. Ho già suggerito la tua nomina a capo dei pretoriani. Ora vai, che la fortuna ti aiuti. Fermati, dove stai andando? Ritorno dalla mia padrona. Chi ha dato l'ordine di accendere quel braciere? Non so niente. Mi dai troppa importanza. Sono solo un umile ancella. E non so nulla. Sei una bugiarda. E sei furba. Cosa stai nascondendo dietro la schiena? Che fai? Fermati. Ah, maledetta. No! Parla! No! No! Parla. Da dove no. venivi? Era un messaggio per Messalina, vero? Che c'era scritto? Chi te l'aveva dato? Il braccello. L'improvvisa partenza di Fonteio e delle guardie. Cosa sai? Parla! Basta! Venivi dalla casa di Caiosilio, non è vero? Parla. No! Stop! Vic! Stop! I'll tell everything! The Praetorian guards are going to attack Claudius at the river! Lucius Maximus must be warned at once! Cosa succede? Siamo attaccati! Presto! Tutti alle cascate! Pretoriani! Avanti! Prendi i tuoi uomini lassù! Gli altri alle rocce! Avanti! Scendete tutti! Voi seguitemi! I pretoriani mi hanno messo sul trono e ora vogliono la mia morte. Eh già, la contraddizione è propria della natura umana. Leggi.
Me ne andavo a zonzo per la via sacra pensando... Avanti! Circondati! A cavallo! Presto! Ritiratevi! Siamo arrivati appena in tempo, Claudio. Sei salvo. Ehi, tu, Plauto! Presto, indossa la divisa di uno di quei pretoriani e corri a Roma in casa di Caio Silio. Devi portare un messaggio. Dirai loro che è stato Fonteio a mandarti. Sta bene. Che fai? Abbi fiducia in me ancora una volta, divino Claudio. Ti ringrazio, console. Ti devo la vita e l'impero. Torniamo a Roma. Questa giornata non è ancora finita. È stata una lotta breve e violenta. Claudio ha offerto senza paura la gola al gladio che lo colpiva. E non ha sofferto. Fonteio è rimasto ad inseguire gli ultimi superstiti. Nessuno conoscerà mai l'origine di questa strage. Roma è nostra, divina Messalina. Da questo momento una nuova epoca inizierà per Roma e la fama di Giulio Cesare sarà offuscata. Amici, brindiamo la salute di Roma imperiale! Ai tuoi trionfi, Messalina! Finalmente un Cesare giovane e virile! Imperatore!
sempre immaginato così il giorno del nostro trionfo, Messalina. Ed ora, grazie a noi, gli aristocratici e il popolo marceranno fianco a fianco per la prima volta nella storia dell'impero. Questa notte decideremo la fortuna di Roma. Ti offrirò il mio miglior vino. Caio Silio! Caio Silio! Siamo stati massacrati da Cilia! Fonteio è morto e Claudio è vivo! È vivo! Messalina, esci di qui e va nelle tue stanze! Calma! Prendete le armi piuttosto! Prepariamoci a resistere! Pretoriani, schieratevi agli ingressi e impedite a chiunque di entrare! Tu, corri all'entrata e bada che gli altri resistano fino all'ultimo! Presto! Vuoi uccidere, Lucio Massimo? La tua spada gronda sangue. Anche tu hai ucciso per Messalina. Qui non siamo sul campo di battaglia, dove chi uccide eroe. Qui è il tiranno che uccide il tiranno. Così per sempre, fino a che a Roma ci sarà un imperatore. È finita, Lucio Massimo. È finita per me che muoio. Anche per voi che ancora vivete. Stai aspettando. Uccidimi. Devi morire come hai vissuto. No! No, Narciso. Tu devi macchiarti del mio sangue. Avanti, colpisci. Non ti regalo il mio coraggio. Uccidi. Chiudi la tua vendetta. Non ucciderla! Doveva morire,
perché Roma deve vivere. A questo prezzo Roma può anche morire! Sono state ascoltate, ora non posso chiedere più nulla.